E con questa musica soave, benvenuti in un'altra serie dedicata a Monster Hunter Rise, titolo che stavo aspettando per la Play, visto che giocando a Monster Hunter World sulla PlayStation mi sono trovato molto bene, non avendo un dispositivo Nintendo. Sul PC non mi trovo perché sono un sacco di combinazioni e divento matto per giocarlo, questo gioco, questo titolo. Ho visto che usciva su PlayStation e ho dato di matto perché è un titolo che a me piace tantissimo. L'ho conosciuto per PS2 all'epoca quando uscì il Monster Hunter, non so dei tanti quale fosse, ma fatto sta che lo giocai e mi piace un sacco perché è pieno di creature assurde da scoprire, da indagare, da combattere, eccetera eccetera. Questa cosa è bellissima, anche lo stile di tutto quello che riguarda il mondo di Monster Hunter, una figata assurda secondo me. Ok, non storie particolarmente intrigate e eccetera eccetera, però mi piace quello che creano. Anche la grafica magari si potrebbe migliorare parecchio, però sono cose che poi passano in secondo luogo se è fatto talmente bene. Quello che mi piace molto è scoprire ogni bestia che ha messo dentro, perché ognuna è diversa, ognuna ha delle particolarità, il design cambia, sono una figata assurda. Per questo mi piace un sacco sto gioco. Quindi iniziamo subitissimo, perché non vedo l'ora di iniziarlo, e buttiamoci con una nuova partita. Allora, qua dobbiamo creare il personaggio, perfetto, vediamo un po'. Magari questa parte ve la velocizzo, ve la mando direttamente alla fine. Ok, eccolo qua il nostro personaggione, un po' stile samurai, visto che comunque il titolo richiama un po' vagamente quello stile lì. Quindi direi che ci sta. Quindi confermiamo, crea personaggio con queste, Sigaru, inserisci il tuo nome, queste formazioni saranno, va bene chiaro, noi ci chiamiamo sempre Jemix, yes caro, yes. Allora il nostro amico animale, bello questo tipo, voilà, abbiamo il canine, ci dovrebbero essere all'interno anche i feline. Oh bello questo, bello bello, mi sa che vado di questo, anche se il principale è molto bello comunque. Però ci sta, bello, questo è proprio bello, cazzo. Comunque si può modificare tutto. A sto punto ci rivediamo quando ho finito di fare anche questo qua. E voilà, anche il nostro cagnone è stato fatto. Guardate che figo che è, mamma mia, sembra un Pokémon. Veramente figo, veramente bello. Confermiamo. Crea personaggio che ha? Sì. Sì. Ok. Come lo chiamiamo? Ebbene, Kira la chiamiamo. Usare questo nome? Sì. Ah, anche il feline dobbiamo fare. Bene, bene. Va bene. No, mi fa morire questo con le orecchie tonde. Questo sembra più un topo che un gatto, ma va bene. E allora? No, no, le orecchie tonde, ma di brutto. Ok, ci siamo anche con il nostro feline, l'abbiamo creato. Bellino, mi sta simpatico. Bianco e viola. Gli diamo un nome anche a lui. E lo chiamiamo... Neko. Neko, che sarebbe gatto in giapponese. Usare questo nome? Sì. Ed eccoci qua, la nostra squadra pronta a partire per questa nuova avventura. Abbiamo 1000 Z, non so cosa sia, non mi ricordo qual è la moneta di scambio.
No. 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 Cucciolone, guardalo che bello. Signorina. Anzi, signorine. Buongiorno. Ora, ora. Kizukarete shimatta wa, Minato. Munen desu, Hinoe-nesama. Kanpeki ni kihai o keshitei ta no ni. Kanpeki na shinobi ashi datta no ni. Sasuga wa Kamura no sato demo, yubi ori no tsuwamono. Mada mada, watakushi tachi wa shugyou busoku no yō desu. E? Katte ni haitte kichau dame? Iya desu wa. Onaji sato no yoshimi. Meno male che dormivamo. E già si vedono bestie bellissime. E andiamo, i sottotitoli mi sembrano un po' troppo ciccioni. Un po' troppo grandi, dopo guarderò di abbassarli. Cioè, guarda che figata, che figata. Bellissimo, c'è proprio il Giappone. Ovviamente la lingua l'ho messa in giapponese, tanto in italiano non c'è, quindi tanto vale tenere questa bellissima lingua. Ma quanto è figo, quanto è bello. Cioè, per sta cagate che fanno vedere che lo adoro, c'è il mondo che hanno creato dei cacciatori. Apposta, stile Harry Potter, questo qua. Sato-san, ho tsureshimashita. Oh, Hinoe, Minato, gokuro. Tatta ima, fumi ga todoita zo. Shikajika, hyakuryu yakou ga okoru so da. ついに始まってしまうのですね。50年前に里を襲ったあの悲劇、一時も忘れたことはない。アマトのモンスター、すなわち百竜、その大襲来、すなわち夜行、原因不明の災いに カムラの里存亡の危機。近いうちに砦で遠征することになるだろう。里を守らねばならん。ご心配には及びません、佐藤さん。私たちカムラの民が日々修行を重ねてきたのはまさにこの時のため。姉様、早速準備に取り掛かりましょう。 E se la ride questo. Ascolta, Gemix, dimentichiamo per un attimo la furia. La notizia è per te. Ho ricevuto un messaggio dalla Gilda stamattina. A quanto pare sei un cacciatore a tutti gli effetti. Ora inizia la vera avventura, giovane. Beh, forse non dovrei più chiamarti così ora, ma non importa. Perdona l'interruzione, Figen. Ho comunicato al villaggio la notizia della furia. Come mai hai chiesto? Come mi hai chiesto? Ah sì, grazie. Ah, Gemix, ho saputo che finalmente sei un cacciatore a tutti gli effetti. Congratulazioni. Non ti resta che iscriverti alla Gilda, così da poter iniziare ad accettare missioni.
Per farlo dovrei parlare con il capo Ojo alla base di caccia. Ma non c'è fretta, per prima cosa andiamo a fare acquisti. Ti servirà l'aiuto degli altri abitanti del villaggio se vorrai riportare a casa la pelle. Perciò seguimi. Vediamo da dove iniziare. Ah certo, dal commerciante misterioso. Kagero il mercante, penso che si legga così, poi non lo so. Usala per muovere il tuo personaggio, contemporaneamente tieni premuto il per scattare, ok. Questi comandi sono predefiniti. Va bene, certo che usciamo. Oh, bello. Sì, la grafica non è niente male. Ovviamente siamo su PlayStation 5. Cercherò di portarli in 2K se riesco, perché tengono parecchio di spazio e la lavorazione non penso sia così veloce, però vorrei portarli con una risoluzione un po' più carina. Comunque non è venuto niente male la trasformazione da Nintendo a PlayStation e a PC. Immagino che a PC sia altrettanto spettacolare. Quindi comunque andiamo al mercante, vediamo un po'. Mercato. Salve Gemix, mi è appena stato riferito che ora fai parte della gilda. Congratulazioni, qui troverai oggetti curativi e altri articoli che ti saranno utili durante la caccia. Puoi trovare un vasto assortimento e offro sconti speciali per i cacciatori. Sono certo che non ti deluderanno. Ecco che a volte ti trovi... A volte trovi articoli a metà prezzo e allora sì che fai dei gran affari. Se mi serve qualcosa aspetto sempre le offerte e quando iniziano mi ci fiondo come un Rathian sulla preda. Ora capisco perché spesso mi sentivo osservato da Lady Hinoa. Comunque Kagero, hai presente quegli oggetti che ti avevo chiesto di mettermi da parte? Certo, devo giusto impacchettarteli e te li farò consegnare. Perfetto, grazie. Vediamo ora dove andiamo. Saldo come l'acciaio. Amon il fabbro. Mi piacerebbe andare a trovarlo. Andiamo a trovarlo. Per spostare la visuale, guarda. L1 riportare la camera in posizione. Va bene. Quindi, può fare così. Voilà. Ma che che figata ragazzi, che bello cazzo. Sì, rimpostiamo così, va bene. Andiamo da Amun. Inoa, cosa c'è? Non vedi che ho da fare? Mi preparo ad affrontare la furia. Su maestro Amun. Stavolta porto buone notizie. La gilda dei cacciatori ha accettato Gemix. Ora il villaggio più può contare sull'aiuto di un cacciatore. Non è fantastico? Uff, capisco. Beh allora Gemix, permettimi di congratularmi con te. L'equipaggiamento che creiamo qui è determinante per un cacciatore e per l'esito della sua caccia. Rappresenta il nostro villaggio un cacciatore che non sa brandire l'acciaio Tatara. Non è certo un motivo di orgoglio. Qui troverai tutto ciò che ti serve per creare e rifinire l'equipaggiamento. Beh, possiamo parlarne più avanti. Oh, a proposito, quasi dimenticavo. Puoi ingaggiare i compagni in piazza compagni più avanti. Il nipote del maestro Hamon, Iori, è la persona che se ne occupa. Perché non vai a parlare più tardi? Uff, perdere tempo con Feline e Canine, mi chiedo dove ho sbagliato. Davvero, personalmente penso che assistere i compagni sia una buona professione nobile. Comunque, maestro Hamon, per il... Per caso il mio ordine è pronto? Sì, uno dei miei apprendisti te lo consegnerà più tardi. Ok, ultima tappa e abbiamo terminato, vediamo. Più dolci e deliziosi, Dango. Deve essere la casa di te. No, la casa da te di Yomogi la chef. La barra insetto filo si trova nella parte inferiore dello schermo. Si riduce se segui il filo insetti. Se esegui filo scatti. Oppure attacchi con fil di seta. Per maggiori informazioni consulta azioni insetto filo nei comandi di gioco. Va bene.
Mamma mia, che figata, mamma mia. Che spettacolo sto posto. Ciao Genix, ehi, ho sentito la buona notizia, ora sei ufficialmente un cacciatore, congratulazioni. Prima di andare a caccia passa da me per un po' di dango a coniglietto. Non c'è niente di più squisito al mondo e ti daranno la carica che ti serve per cacciare. I dango a coniglietto di Yomogi sono deliziosi. O Yomogi, adesso non... In teoria Yomogi dovrebbe essere, però potrei sbagliarmi. Sono talmente buoni che non smetto di mangiarli nemmeno al lavoro. Ah, solo a pensarci, mi sento più carica e... Yomogi, il solito, per favore, grazie. Ma certo, Hinoi, subito in arrivo un super mega ordine di dango per te. Bene, Jamix, mi sono davvero divertito a fare acquisti con te, grazie per la compagnia. Ho fatto inviare gli oggetti che ho ordinato al maestro Hamon e da Kagero alla cassa oggetti. Sorpresa, un regalo da parte mia per festeggiare il fatto che ora sei un cacciatore. Torna quando avrai finito con quella faccenda della registrazione, ok? E i dango a coniglietto? Scusa, ma quelli sono tutti miei. Li condividerei, ma devo pur mangiare. Simpatica. Dovresti equipaggiare un'arma, sono curioso di vederti in tenuta da cacciatore. Ottima idea, perché non provi la spada lunga che hai appena ricevuto? Oh, bello. Forse ti si addice proprio. Non senti di aver più coraggio, ora vai alla base di caccia e completa la registrazione. Dopo aver parlato con il capo Ojo e aver completato la registrazione, puoi iniziare ad andare avanti e ad andare a una vera caccia come un vero cacciatore di Kamura. Che bello. Devo restare qui ad aspettare il mio ordine. Tu vai pure, io sarò al solito posto, vieni a trovarmi quando è finito. Va bene, grazie cara per questo giro, per questo piccolo shopping che abbiamo fatto. Allora, premi per parlare, va bene, di fronte alla base di caccia, premi per entrare. Tanto noi andiamo a... Ah, ok, no, non possiamo ancora fare un cazzo. Va bene, noi allora ci dirigiamo alla base di caccia per la registrazione. Registrati alla base di caccia. Oh, bellissimo, bellissimo, guarda che bello, che figata, vorrei vivere lì. Salve, salve. Poi guardate, guardate quanto sembrano buoni, cioè in un cazzo di videogioco sembra, il cibo sembra delizioso, cioè fuori di testa. Troppo bravi sti giapponesi. E la Gemex, ce ne hai messo di tempo, che fine hai fatto? Sputa il rospo, probabilmente lo sai già, ma io, Ojo, sono il capo della gilda presso questa base di caccia. Ehi, ehi, cos'hai lì? La richiesta di registrazione alla gilda? Stavo per parlartene, ma mi hai interrotto. Se mi avessi lasciato finire ti avrei detto che non servono più quelle cartacce, sorpresa, sorpresa. Niente più testo o inutili documenti, basta la mia approvazione e puoi andare in giro e puoi andare già in missione. Perciò ecco fatto, ti nomino ufficialmente cacciatore di Kamura. Accetta una missione dalla nostra cara Minoto e che la caccia ai mostri abbia inizio. A proposito, mi piacerebbe molto, ma devo preparare un report sulla furia per la gilda. Mi dispiace, perché non vai a parlare con Hinoa, così ti spiega come funzionano le missioni. Ehi campione, ho sentito la fantastica notizia, grandioso. Prima di correre da Hinoa, fai un salto qui per un secondo. Devo vedere come ti sta l'equipaggiamento. Va bene, va bene. Oh, che bello, guarda questo qua, che bello che è. Bellissimo, ma che cos'è? Un misto tra un draghetto cucciolo e un castoro. Bello. Cioè, guarda che figata. Ma quanto è fatto bene. Ah, è bellissimo, bellissimo. Cioè, veramente... Salve, signorina. Ahimè, la cacciatrice di alto rango. Si dà delle arie da sola?
Oh, guarda il nostro piccolo Nico col cappuccio. Chi l'aveva visto? Noi avevamo messo dei vestiti ai nostri cari amici. Ti vedo bene, campione. Complimenti, ora sei un cacciatore. Finalmente il duro lavoro ha ripagato. Sono felice per te. Ah, prima che me ne dimentichi, devo parlarti della barrazione. La barrazione ti consente di compiere diverse azioni senza aprire i menu. Niente male, vero? Proviamo. Seleziona la fotocamera della barrazione e fammi una foto. Dopo averla scattata, fammela vedere. Puoi scattare foto con la fotocamera della barra dell'azione o dal menu di scelta rapida. Le foto scattate saranno salvate nel registro osservazioni delle note di caccia e nella galleria multimediale della console. Questa funzione di salvataggio può essere modificata nelle impostazioni. Ok, ok, qua in basso a destra abbiamo il menu rapido. Andiamo su fotocamera. Forza campione, seleziona la foto. Barra delle azioni. L'ho selezionata. Come la seleziono? Scusami. Attiva con. Ah, ok, scusa. Un sorriso. E Kira, ti sposti per favore. Grazie. Cheese. Ma il tipo non fa le pose? Va bene così. L'abbiamo fatta? Non lo so. Sì. Va bene? Ok. Siamo? Che devil job affascinante. Ora che sai come usare la barrazione, è tempo di affrontare una missione. Se ancora non te la senti, puoi tornare nell'area di addestramento per esercitarti. Ci si arriva con un giro di barca da Piazza Compagni. Laggiù troverai Lori e i suoi amici pelosi. Lì potrai provare diversi tipi di armi e abilità. È un ottimo modo per allenarti prima di una caccia importante. Bene, non voglio trattenerti oltre. Inoue ti sta ancora aspettando, giusto? In Info Cacciatore, nel menu di gioco, troverai il tutorial, suggerimenti, informazioni di base e altri contenuti importanti. Ulteriori informazioni verranno aggiunte con il progredire del gioco e saranno mostrate nella finestra dei tutorial e nel registro della chat. Registro chat. Cambia l'impostazione di visualizzazione delle finestre dei tutorial in opzioni. Le infocaccia e le note di caccia disponibili nel menu di gioco contengono diverse informazioni utili, tra cui un manuale di istruzioni con informazioni di base del gioco, caratteristiche dei mostri, comandi e uso delle armi. Cerca delle risposte, le trovi sicuramente. Se cerchi delle risposte, le trovi sicuramente lì. Quindi dai un'occhiata. Va bene, va bene, va bene. Comandi di gioco, va bon. Facendo così. R1, info gioco, ok, comandi, schermata di gioco, eccetera, 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 eccetera. Ok, vabbè, va bene. Ok, quindi parla con Inoue. Allora andiamo a parlare con Inoue. Tieni premuto per... Si può fare anche qua? Oh, bello! Ma in caso dove la troviamo questa? Inoue? Sembra lei. Come si scende dal cavallo qua? Scendi per favore. Ok, con X. E lei? Ok. Oh Gemix, hai già completato la registrazione cacciatore? Benissimo, prima ho bisogno... prima ho preso il tuo Gugu Gufufo, non riesco a dirlo, da Fugen l'anziano. Com'è carino, ti piacerà. I Gufufi come i compagni ti aiuteranno durante le missioni, ma a modo loro. Va bene. I Gufufi sono creature molto molto amate a Kamura. L'anziano del villaggio ti ha affidato un Gufufo di cui prenderti cura, come se fosse un animale domestico. Se lo chiami dalla barra delle azioni, verrà a posizionarti sul tuo braccio. Se vedi apparire un simbolo quando hai un gufufo sul braccio, premilo per farlo volare. Potrebbe accadere qualcosa. Ah, interessante, interessante.
Questa funzione non è disponibile in modalità multigiocatore. Il menu mascotte può essere aperto quando hai il gufufo sul braccio. Qui puoi cambiare gli abiti e nutrire il tuo amico piumato. Se gli dai da mangiare, il gufufo ti darà il benvenuto al suo rientro dalla missione. Il gufufo non verrà ad accoglierti in modalità multigiocatori. Ah, va bene. Ok. Che ne dici di dare un nome al tuo nuovo amico piumato? Qua diamo nomi a destra e a manca. E come lo chiamiamo? Oh, che bello però, che bello. Gufufo. Fufo? Eh? Ci sta, dai. No, no! Che cazzo ho fatto? Come lo chiama? Ufo l'ho chiamato? Dato che mia sorella è impegnatissima ora, sarò io a parlarti delle missioni. Ora che sei un cacciatore dovrai completare le missioni che io e Minoto ti assegneremo dalla lista delle missioni. Alcune di queste, le cosiddette missioni chiave, sono assegnate dalla Gilda dei Cacciatori. Se decidi di comprare le missioni chiave, la Gilda dei Cacciatori ne terrà conto. Ah, un'ultima cosa, tieni, prendi questo floretto fatto da me, Minoto. O fioretto, no, floretto. Come saprei, i floretti sono amuleti protettivi realizzati con una pianta del posto, la Ramiradia. Il polline trasportato dagli spiriuccelli potenzieranno il floretto, rafforzando le tue abilità. Fai attenzione. Ah, il floretto è un tipo di ciondolo rami irradiate intrecciate. A Kamura vengono tipicamente indossate dai cacciatori. È possibile equipaggiarne solo uno alla volta. I floretti assorbono il polline degli spiruccelli che incontri durante la missione, il che ti permette di ottenere un bonus di stati speciali. Puoi cambiare il tuo floretto da equipaggiamento nella cassa oggetti. Provane diversi per trovare il più adatto al tuo stile. Cerca gli spiruccelli per aumentare gli effetti. Nota, i floretti possono essere scambiati anche nella cassa oggetti dalla tenda. Ok, va bene. Madonna, quante cose che c'ha sto gioco comunque. Oh, credo che Minoto stia per completare il suo rapporto. Io devo tornare al lavoro. Quando sarai pronto, vieni da me. Vieni da una di noi per richiedere una missione. Aspetta, dove vai? Devo prima presentarmi. Oh, miau, Gemix. Complimentiamo. No, complimenti. Madonna, che fatica. Non potevamo scrivere complimentau? Per essere diventato un cacciatore. Se decidi di affrontare una missione base di caccia, io, Senri, il postino, ho delle informazioni molto importanti da darti. Devi venire da me per incontrare i tuoi amici cacciatori. Non fare il timido. Ah, credo che sia tutto. È ora di dare la caccia ai mostri. Contenuti aggiuntivi scaricati. Missione evento. Lontano dagli occhi. Lontano dagli occhi e lontano dalla mente. Non è lontano dal cuore. Lontano dagli occhi e lontano dal cuore. Missione evento. Belva delle ombre. Cuore di guerriero. La fretta è cattiva consigliera. Missione sfida 1. Un'alleanza danzante. Parasole danzante. Aria nevosa. Cuore di ninja. Ah, ma io, boh, quante ce ne abbiamo. Però avremo da fare. Da primavera 2023 sarà disponibile un'espansione del mondo di Monster Hunter Rise, intitolata Monster Hunter Rise Sunbreak. Con questa massiccia espansione ci saranno nuove missioni di grado maestro, nuovi mostri, nuovi luoghi e un'inedita storia da compiere. Va bene, grazie. Lo sapevamo, ma va bene. Allora, lì in alto a destra abbiamo progresso villaggio e progresso base. E per una delle due si parla per fare una roba o l'altra. È davvero importante. Andiamo a sentire col postino. Ci dica. Ti stavo aspettando, devo darti delle informazioni vitali, insomma, anzi, mi ha importanti. Stavi andando alla caccia di
alla base di casa per mettere insieme un gruppo di cacciatori? Beh, a questo proposito ho delle pessime notizie da darti. Vedi, quando la furia è vicina ai cacciatori è proibito andare via da Kamura. Allo stesso modo i cacciatori esterni non possono accedere. In altre parole, Kamura è offline. Se vuoi creare un gruppo, c'è un mio saggio speciale che posso inviare per invitare i cacciatori esterni. Se invio quel messaggio, Kamura risulterà online e i cacciatori potranno accedere. Non chiedermi come funziona. Ci sta. Non l'ho ancora capito nemmeno io. Qualcosa da fare con delle reti. Forse da pesca. Con Miankue, quando vuoi passare alla modalità online oppure offline, vieni da me. A proposito, Minoto ti ha già parlato delle missioni online, l'ha fatto? Allora puoi andare in Miao missione, vabbè, comunque quello lì, con altri cacciatori quando vuoi, provaci quando sei pronto, va bene, anche se la mia connessione probabilmente non me lo permetterà, ma ci proveremo lo stesso a fare anche qualche missione. Che bella giornata di sole. Adesso posso vedere cosa c'è dentro sta cassa? Puoi depositare vari oggetti per la caccia ed equipaggiamenti nella tua cassa oggetti. Assicurati che gli oggetti siano in ordine e che il tuo equipaggiamento sia di buona foggia prima di affrontare qualche temibile mostro. Va bene, questo ci mancherebbe. Trasferisci oggetti. Allora, vabbè, abbiamo le pozioni, antidoto, le razioni, le famose razioni da cucinare. Carne di mostro, utile anche quella per catturare un pesce nella foresta inondata. Ok, le fiale vuote, va bene, ma a sto punto noi... Ah no, cassa oggetti e borsa oggetti, quindi la borsa è nostra e quella roba che abbiamo noi. Abbiamo 6 di qua di là, a sto punto mi interessa roba, vediamo un po'. Equipaggiamento, cambio equipaggiamento... Vabbè, adesso immagino che abbiamo solo questo, quindi non... le armi abbiamo... Bello, mamma mia, lo spadone. Bellissimo. Le armi qui, raga, sono spettacolari. Vabbè, che immagino che avrete già visto. Il gioco, comunque, ho giocato il gioco. Comunque per me è la prima volta, ho visto qualcosina online su YouTube, ma niente di particolare perché non volevo spoilerarmi né la storia né i mostri, perché quello che mi interessa a me è scoprire i mostri, vederli per la prima volta e rimanere affascinato. Quindi direi di tenere la spada lunga che ci hanno appena dato, perché dovrebbe essere una delle armi più semplici da per iniziare, dopo magari passeremo a qualcosa di più cazzuto. Postazioni, aspetto, no, l'abbiamo già modificato e sinceramente direi di andare avanti, sennò qua si fa veramente veramente lunga la questione, perché tanta roba da leggere, tanta roba da capire. C'è posta per te, andiamo a vedere subito se c'è posta e poi dopo vediamo cosa dice. Ci sono dei nuovi contenuti aggiuntivi per te. Esistono due modi per giocare in modalità multigiocatore: accedere a una stanza o inviare una richiesta per partecipazione per proporre ad altri giocatori di unirsi alla propria missione. In una stanza è possibile utilizzare una connessione a internet per dividerti in modalità giocatore online con altri giocatori. È possibile accettare la richiesta di partecipare solo giocando online. Per giocare su internet la tua console deve essere... Grazie. No, non basta. Basta. No, che posta. Aspetti, mo. Ehi, James, te la senti di affrontare qualche missione? Beh, ottimo tempismo. C'è una missione per te. Il maestro... Utsushi? Vuole vederti per un po' di addestramento base. Ero così entusiasta di diventare un vero istruttore di caccia. Continuava a ripetere, voglio sporcarmi le mani. Sembra che ci sia lo zampino di Fugen, l'anziano, ma mi hanno chiesto di non dire nulla. Ho la sensazione che siano dati un grande affare per sostenere la tua carriera da cacciatore. Che carini. Siamo dei raccomandati, quindi. Ho aggiunto l'incarico di Ushushi alla lista delle missioni. Preparati bene prima di accettarlo. Quando vuoi cominciare
vai al portale missioni. Dov'è il portale missioni? Quello là? Ok. Ora diamo un'occhiata alla lista delle missioni. Minchia, sto cazzo viene lungo. Parla con una delle gemelle al villaggio o alla base di caccia per accettare una missione. Per unirti alle missioni pubbliche ed altri giocatori usa la bacheca missioni. Dopo aver accettato una missione puoi abbandonarla premendo R3. Oppure accettane un'altra. Quando accetti una missione base di caccia seleziona sì, invia richiesta per consentire ai cacciatori di altre stanze di partecipare. Questa funzione non è disponibile per le missioni villaggio. Va bene. Premi R2 dopo aver accettato una missione o X al portale missioni per partire a caccia. Ah, ok, va bene. Se cacci in un gruppo assicurati che siano tutti pronti prima di cominciare. Va bene. Missione urgente. Fa vedere cosa abbiamo qua. Regole di base. Completa tutti gli incarichi del maestro Sushi. Premi in denario 120 Z. Ok, luogo, rovine sacre, info ambiente niente, tempo 50 minuti, altri mostri, Kelby, Bullfango, Gauja, Grava, Feline, Altrot, ok, proviamo, partiamo, sì. Santuario abbandonato degli dei. No, dagli dei. Ah, proprio abbandonato da loro. Madonna. Con quale introduzione? Beh, dai, ci sta. Ehi campione, che si dice? È stata la mia missione, eh? Benissimo, vieni qui e cominciamo. Va bene, caro, arrivo subito. Parliamo, sì sì. Congratulazioni, sei un cacciatore, ora sarà l'inizio di una nuova vita. E vedo che sei pronto a combattere, ma prima che ne dici di una missione per rivedere alcune regole, iniziamo dall'accampamento, qui ci ritroviamo adesso. Questa è la tenda, puoi cambiare l'equipaggiamento, le armi e organizzare i tuoi oggetti. Se non vuoi più usare il set attuale, puoi modificare il tuo campione all'interno. Questa è la cassa scorta e contiene oggetti che possono aiutarti durante la missione. Ti vengono forniti dalla gilda, quindi prendile pure e usale quando lo ritieni più opportuno. Questo è quanto passiamo oltre. Ci vediamo sulla riva del fiume, oltre il dislivello. Se ti perdi, cerca la mia icona sulla mappa. Assicurati che il tuo inventario sia in ordine prima di partire per la caccia. Tenda, gestisci gli oggetti con un menu. Cassa oggetti, compila. Va bene. Va bene, ok. Ogni volta che vai a caccia ricevi una cassa scorte per il deposito di oggetti utili. La cassa scorte si trova soltanto nel... Va bene, ok. Queste, diciamo, sono le basi di Monster Hunter. Raggiungi la meta. A volte la gilda dei cacciatori invierà degli oggetti utili alle case di scuola, non dimenticare di condividere con i tuoi alleati se cacci in gruppo. Va bene. E noi ci pigliamo tutto. Allora. Ah, così, ok. No, le razioni. Figa. Ah, ma mangio da solo. Ah, ho capito. Va bene. Scivoliamo. Premendo puoi raccogliere piante, insetti, funghi, ossa, miele, ragnatele nei dintorni. Premendo tondo vicino ai depositi minerali puoi estrarre il minerale. Ok. Noi prendiamo la creazione, è una sofisticata arte che consente di fondere insieme due oggetti per ottenere un terzo. Puoi combinare gli oggetti nel menu di gioco nelle casse oggetti di casa tua. Puoi anche utilizzare la funzione di creazione automatica per combinare automaticamente il materiale quando raccogli gli oggetti richiesti. Il comando creazione ti consente di scegliere una ricetta a partire dalla quale creare un oggetto. Puoi anche configurare le impostazioni di creazione automatica in creazione. Va bene.
Ok. Però io mi metterei questo. Scusami, eh. Ok, se no ci mettiamo 30 anni a scendere. Olè. Eccoci qua. E campione qua su. Bene, possiamo parlare di insetti e filo. Questi coraggiosi insetti sono fondamentali nella caccia. Usiamoli bene, potrei andare ovunque, anche sopra un masso come questo. In un battibaleno, provaci su. Ah, madonna, che fatica. Gli insetti filo sono creature straordinarie che ti consentono di compiere varie azioni. Esegui rapidamente manovre in volo con un filo scatto. Movimenti specifici per ciascuna arma con fil di seta. O ricomponiti con una filo caduta. La barra insetto filo esaurita si ricarica nel tempo e può essere riutilizzata. Il livello di consumo e il tempo necessario a riscaldarsi variano a seconda dell'azione. Catturando un filo insetto selvaggio la barra aumenterà di 1. Una tecnica usata comunemente dai cacciatori di Kamura, che sfrutta gli insetti filo per volare e raggiungere rapidamente l'obiettivo. Tieni premuto L2 e premi triangolo per muoverti in verticale. Premi tondo per avanzare e premi R2 per spostarti verso il punto più desiderato. Usa il filo scatti in sequenza per iniziare a scalare un muro. Ciascuna arma ha la sua azione con fil di seta. Quando usi un insetto filo, ma non puoi sfruttarla se l'arma è rinfoderata. Per usarla estrai l'arma, tieni premuto L2 o R1, artiglierie. Poi triangolo o tondo, ogni tipo di arma ha la sua abilità, quindi prova a sperimentare. Allora, così, ok. La tecnica del cacciatore esperto esegue un filo scalato di fronte a un muro o scatta verso un muro per iniziare a scalarlo. Mentre corri su un muro, tieni premuto R1, consumerà resistenza ma prolungherai la corsa sulla parete. Anche correre sul muro mentre ti arrampichi sull'edera. Ok, va bene. Fatto sta che siamo arrivati qui. Ma guardate, hai proprio un talento naturale. Ora parliamo dei compagni. Oggi sono qui con noi Flash e il mio compagno Feline e Rumble e il mio compagno Canine. Ti daranno una zampa in questa parte dell'addestramento. Prima cosa prova a montare su Rumble, il mio compagno Canine. I compagni Canine sono veloci come il vento. Se un mostro ti insegue, salta sul tuo fedele compagno. Benissimo, ti aspetto su per il sentiero. Vediamoci lì. Va bene, perché il nostro non potevamo usarlo così. Se hai con te un compagno Canine, potrai usare l'ordine fammi cavalcare per effettuare un trasferimento rapido. Salta sul tuo compagno Canine e arriverai a destinazione in un baleno. Figa, sono andato troppo avanti. Esistono due modi per cavalcare un compagno. Tieni premuto tondo nelle vicinanze di un canine, impartisci l'ordine e fammi cavalcare nella barra delle azioni. Provaci a spostare più velocemente in sella ai tuoi compagni. Comandi per cavalcare un compagno, allora muoviti, scatta con R1 come il giocatore, salta R2, L2 spostati mentre scatti, attacca, smonta, salta giù con X durante lo scatto, va bene. La cute, alcuni oggetti come quelli che ripristinano le statistiche possono essere usati in sella a un compagno canai mentre cavalchi. Seleziona un oggetto utilizzabile dalla barra oggetti e premi A per usarlo. Provaci, potrebbe rivelarsi un modo molto utile. Direi, perché se stiamo filando dobbiamo star fermi, se magari ci muoviamo meglio. Facciamo così. Boh, noi raccattiamo su tutto. Che ci importa? Baccaspillo. No, ho sbagliato, scusami. No, siamo rimasti appesi. Così si salta.
cos'è? Letame. Ebbene, perché non raccattare sul letame, giusto? Ti vogliamo fertilizzare. Questo spiruccello giallo. Se lo tocchi, il polline rafforzerà l'effetto floretto. Il portafortuna che indossi, il profumo del polline avvolgerà il tuo floretto e le statistiche miglioreranno. Dato che questo è giallo, aumenterà la tua resistenza. Gli spiruccelli di altri colli miglioreranno le altre statistiche. Fantastico, vero? L'effetto dura solo per la missione in corso, ma vale proprio la pena usarli. Ah, quella laggiù è una farfastoffa. Una farfastoffa. Sono una delle tante creature che incontrare sul campo. Sono chiamate fauna endemica. La polvere che questi amici sfolazzanti diffondono può aumentare la tua difesa. Ci sono tanti tipi di fauna endemica che possono aiutarti durante la caccia in modi diversi. Cerca le altre forme di fauna endemica a provare a scoprire i loro effetti. Manca poco, seguimi. Fauna endemica riferita a tutte le piccole forme di vita che abitano l'area. Alcune forme possono essere usate come oggetti per ottenere potenziamenti. Tra questi ci sono aiutanti permanenti e le creature di supporto che possono essere dimostrate preziose se usate in modo efficace. Alcune forme di vita sono piuttosto rare e potenti. Ok, perciò vale la pena di cercarle. Ok, quindi passiamo qui. Ah, ok, fai in automatico passandoci vicino, va bene. Questo lo prendiamo? Aumenta la difesa. Ok, questo invece lo dobbiamo prendere così. Questo dovrebbe dare il flash in teoria. Dove dobbiamo andare qua? Salve. Ottimo lavoro, campione. Già imparato a caricare 9. Sono compagni molto utili, soprattutto per percorrere aree molto grandi. E puoi anche ordinarli di attaccare mentre cavalchi. Ma i loro attacchi non saranno potenti come i tuoi, quindi è meglio smontare quando sarai pronto per la caccia vera e propria. A quanto pare ci sono dei mostri nei paraggi. Come va la situazione di resistenza? Ricorda sempre di controllare il tuo stato generale quando sei a caccia. Quando sei pronto vieni da questa parte, è ora di cominciare. Vabbè, la barra verde è la vita, la resistenza è giallo, ok. Resistenza si ricarica in automatico, ma la lunghezza della barra, ok. Se entri in contatto con uno spiruccello durante la missione, resistenza massima aumenteranno, il valore dell'incremento diventa il floretto equipaggiato. Va bene. Smontiamo. Io più che altro volevo... Allora. Triangolo è là. Ripetutamente. Ok. Ok. Premendo triangolo e tondo facciamo un... Voilà. Così facciamo di questo con X. Mangiamo una scorta perché un attimo, madonna, che pressia. Fammi imparare un attimo, no? Accidenti, un branco di Izuchi. Ce ne sono tre, vai a sconfiggerli. Sono... non trattenerti solo perché sono piccoli, non saranno abili. Ricordati il due addestramento, ce la farai. Ora prepara l'arma, piano attacco una volta. Va bene. Estrai l'arma. Ok. Ok. Grandioso, ottimo lavoro, campione. Ah, non dimenticare di ricavare i materiali dai mostri. Puoi usarli alla forgia per varie migliorie. Vieni da me quando hai finito di ricavare i materiali. Allora, rifodera l'arma. Ricava i materiali con arma rinfoderata. Ah beh, giusto da... Dai nostri amici insettini. Ok, dai nostri amici... Izuchi. Artiglio a filas. Coda. Ok. E pelle. Va bene, va bene.
Proprio come mi aspettavo dal miglior allievo. Che cazzo incredibile. Se ci pensi qualcosa da migliorare, non preoccuparti, in fondo hai appena iniziato. Torniamo all'accampamento, ci siamo allontanati un bel po'. Ma non preoccuparti, usa il trasferimento rapido e sarà l'accampamento in un lampo. Io mi avvio, ci vediamo lì. Ok, apriamo con il touchpad. Dov'è? Con l'altro, non è vero? Come faccio? Come faccio? Trasferimento rapido. Ok. Congratulazioni, hai completato la missione di addestramento base. Sono orgoglioso di mandarti sul campo di qualità. Sul campo, in qualità di vero cacciatore. Hai imparato molto, ricorda Fugen l'anziano. Io ci aspettiamo molto da te. Se vuoi rivedere le regole fondamentali dell'addestramento, devi accettare questa missione di Inoa. Sarà un piacere farti di nuovo da guida. Obiettivo primario completato, missione compiuta. Sì, in poche parole non abbiamo fatto niente di quello che dice il gioco, ma va bene. Allora, adesso in automatico torniamo al villaggio. Dopo questa estenuante missione. Fatica, vero? Ammazzare tre polli. Ecco una piccola miglioria che potrebbero fare, dare una cazzo di voce al personaggio. Si è sminchiato tutto, che è successo? Ah no, ok, è il riassunto di quello che abbiamo preso su, abbiamo raccimolato le ricompense varie, ricompense raccolte dal compagno. Ah, figo questo. Ricompense saccheggiate dal compagno, ok, noi ciappiamo su tutto, che male non fa. Ricompense ottenute, i soldini, i punti ottenuti, va benissimo. Ricompense 10 punti più valore ricompense 10 punti. Svenimenti non ne abbiamo fatti, meno male, perché se svenivamo per 3 bagagli non era il nostro lavoro. Nuovo contenuto sbloccato, un nuovo filmato aggiunto alla galleria. Premio ottenuto, amuleto Kamura. E andiamo avanti. Bene, Jamix, a quanto pare la missione di Sushi è stato un gioco da ragazzi. Sapevo che non vi sareste, che non avreste deluso. Ho già imparato la vera essenza della caccia. Ovunque andrai, potrai sempre porta sempre quegli insegnamenti con te. Inoa dovrebbe avere delle missioni a una stella per te. Beh, vai e buona caccia. Grazie, caro. Grazie. Quando qualcuno vuole parlarti al villaggio. Ah, oh, bellissimi disegni, mamma mia che figata. Acciaieria. Ah ok, ci segna i punti di interesse dove sono, ok. Area preparativi base, immagino, base di caccia. Va bene, va bene. Va bene. Allora, io direi di stopparla qua perché è venuta abbastanza lunga. Io non so poi quanto altro ci sarà. Le missioni quando si parte per una caccia sono lunghe perché il tempo limite è 50 minuti, ma probabilmente ce ne vogliono parecchi. Non 50 magari, ma una mezz'oretta buona, poco ma sicuro. Guardate le calde arroste come stanno sfrigolando in pentola. Mamma mia che spettacolo, mamma mia, qui è un tonno gigante, un tonno pinne gialle gigante, così al sole però non è che sia tanto bello, comunque, e con questa bellissimo panorama, con questo bellissimo paesino, cioè è una roba fuori di testa, troppo bello, colorato, stile Japan, samurai, eccetera eccetera, io vi lascio. Come solito, se vi è piaciuto mettete un mi piace, lasciate un commento e ci vediamo a un prossimo video. Ah, e iscrivetevi se volete. Ciao a tutti!